hanno raccolti, non si lavorano, l'hanno messa agli atti, ma non hanno voluto il dibattito con lui. Hanno sottoscritto quello che, purtroppo devo dire, colleghi pure venuti hanno sottoscritto a favore di questi adempimenti, di quello che hanno realizzato. Per cui è tutto un fatto militarizzato, è una cosa che fa paura. Apriamo gli occhi su questa realtà. Noi non abbiamo possibilità di difendere, di avere il contatto, il contrasto, il dibattito scientifico. Io l'ho sfidato ripetutamente, ma non solo io, a confrontarci con i miei colleghi Marfella, con me e altri colleghi oncologi napoletani, anche battaglieri prima di me anche. Voglio dire, però si sono rifiutati di confrontarsi con noi. Loro stanno lì, in una torre Burnia, diceva l'Antico Testamento, stanno chiusi lì, hanno stabilito delle cose, deve fare così. Allora io comincio a dirmi, la differenziata, la famosa, ecco, noi stiamo battendo sulle tre R, e vi pregherei di riflettere pure voi per la vostra esperienza, i rifiuti vanno ridotti, rigenerati, recuperati, questo è il percorso da fare. E poi cominciamo a dire le cose come stanno. In natura, ricordiamoci una cosa, non si può parlare di smaltimento, io mi ribadisco le parole, smaltimento di rifiuti, è sbagliato, è una cavolata, perché il rifiuto non si smaltisce, non si può annullare il rifiuto, perché c'è una legge di un signore che si chiamava Lavoisier, che è stato ghigliottinato all'epoca della rivoluzione francese, che diceva nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, cioè qualsiasi cosa andiamo a incenerire. Questo signore ha detto due secoli fa che la massa del prodotto iniziale è uguale alla massa del prodotto finale, cioè se io metto in inceneritore tanta roba, dopo esce fuori tanta roba, se non più, a livello di ceneri. Se ceneri dove vanno portate? Nelle discariche, e vanno a intossicare le discariche. E allora io mi fermo qua, che potrei andare avanti di tantissime altre cose, però vi prego solo di vivere queste situazioni. Ripeto ancora, perché noi siamo noi i protagonisti, dobbiamo diventare, non dobbiamo delegare agli altri, siamo noi gli attori di queste cose, cioè noi dobbiamo sapere, conoscere, attivarci, muoverci, vedremo le forme, come, quando e dove, però non dobbiamo subire queste cose, perché loro stanno rovinando la salute, ripeto come ha detto il collega, dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché saranno, le pagheranno. E poi io mi chiedo, fra tanti anni noi, la nostra generazione finisce, quelli che verranno dopo andranno a chiedere, ma quelli che sono stati prima di noi, papà, nonno, che hanno fatto per noi? Che ci hanno lasciato? Noi abbiamo adesso fatto uscire tutti i buoi e le stalle stanno lì, loro stanno cercando di chiudere perché sono usciti tutti i buoi, però voglio dire, il pericolo è grosso, io non voglio fare allarmismo, però mi sento in dovere e lo faccio in nome di un santo a cui io sono molto devoto, che è San Giuseppe Moscatelli, medico santo campano. A noi medici San Giuseppe ha detto una grande cosa: voi medici dovete dire la verità, difendere la verità, pagare se occorre anche perché dite la verità, però fino al sacrificio addirittura. Questo è il messaggio che ci ha lasciato quest'uomo santo, fatto santo dalla Chiesa. Allora voglio dire, è una grossa responsabilità la nostra, veramente. Io applaudo quello che ha fatto il collega, se ce ne fossero solo altri colleghi che venissero fuori e che scendessero dalle panchine, come ho detto io prima, che venissero a fare studi, a confrontarsi con gli studi, perché là è il punto vincente nostro. Quando noi portiamo avanti delle casistiche documentate, fatte bene, attendibili, e chi ci può contrastare? Questa è la verità nostra, la verità scientifica. Andateci a controbattere. Poi le scelte politiche, non l'ho detto io, l'ha detto un grande biologo del secolo scorso, che è un patologo medico, che era Virchow, si chiama Rudolf Virchow, biologo molecolare, che ha scoperto la biologia molecolare, che ha detto quest'uomo, la medicina è una scienza sociale che deve individuare i problemi, trovare le soluzioni ai problemi, però non può utilizzare i mezzi, tocca alla politica, e torniamo al discorso del chi deve intervenire. È chiaro che noi medici abbiamo questo lavoro da fare, trovare il problema grosso, inquinamento, trovare il problema, denunziarlo, suggerire le soluzioni e poi affidarlo all'opinione generale, che siano trovati i mezzi per risolverlo, tutto qua questo discorso, ma non tocca a noi farlo, siamo politici assolutamente noi, almeno io non mi considero un politico. Però abbiamo il dovere di informare, di dire queste cose, di ricordarci ancora che la salute non è una merce che si vende. Noi viviamo una situazione disgraziatissima attuale di mercato, qua si compra e si vende tutto.
La salute è un valore, la salute non è un bene mio personale, è un bene che devo condividere con gli altri, questo dobbiamo capire. E poi tutto dobbiamo cercare di capire i nostri comportamenti, di modificare i nostri comportamenti. Pensiamo alla spazzatura, permettete che faccio un ultimo passaggio, io vengo da una cultura contadina, mi ricordo mia nonna, i rifiuti organici di cucina si mettevano nel terreno, si faceva il compostaggio, me l'ho visto fare 50 anni fa, non è una novità adesso. Il fatto di ridurre il consumo della plastica maledetta, perché dalla plastica nasce la maggior parte di diossina, allora ridurre il consumo delle bottiglie di plastica, ridurre il consumo delle buste di plastica, questo già possiamo fare. I pannolini, per esempio, comprare quelli lavabili, quelli che, ecco, buttare il monouso è un dinosauro sclerotico, io lo considero il monouso qualcosa di gravoso, è comodissimo, però è qualcosa da togliere via. Usiamo degli strumenti che rimangono, degli oggetti, ecco, noi viviamo in una società, sappiamo bene, consumistica, che dice consuma di più perché devi spendere di più, e facciamo inversione di tendenza, cerchiamo di consumare di meno, di dare più tempo a quello che ci sta nella nostra casa. Noi abbiamo, sappiamo benissimo, nelle nostre case oggetti inutili, la immondizia, i rifiuti, che cosa sono in definizione? Se pigliare il dizionario italiano di Zanichelli, rifiuto è uguale a oggetti, a sostanze poco utilizzate. Allora se io mi abituo a usare, a comprare cose che mi durano, che hanno una durata nel tempo maggiore, non diventa rifiuto in tempi brevi, per cui riduco la quantità di rifiuto. I cartoni maledetti degli imballaggi, la legge prevede che siano a carico di chi fa gli imballaggi la necessità di ritirare i cartoni. Non so se sapete, i copertoni di automobili, ogni gommista piglia, mi hanno detto, 3 euro per ogni copertone per poterlo demolirlo. Però i 3 euro si incassa, poi chiama i rom e li fa portare sulle strade e li fa bruciare. Allora ci sta una colpa pure nostra. E qua andiamo ad un altro discorso. Un mio caro amico, professore di medicina del lavoro di Milano, non faccio il nome, qualche tempo fa a Milano mi ha detto, mi ha provocato con una frase, come mi dice, mi sostegno provocato, mi ha detto, Ciannella, ma tu sei vittima o complice di questo sistema che avete giù nel meridione? È una domanda pesantissima, una provocazione terribile, me la senti nella pelle questa domanda. Lui mi chiese proprio questo, ti senti vittima o complice? Io chiaramente gli risposi in maniera molto serena, io mi sento vittima del sistema, posso solo dire complice certo no, però ti posso dire che forse siamo stati un po' inattivi noi negli anni passati quando ci hanno accusato. E che avete fatto? Non avete visto che abbiamo scaricato la robaccia? Ma non toccava a noi farlo, giustamente toccava alle forze di polizia, ai carabinieri, alla finanza, alla forestale, di vedere i guai che hanno combinato qua. Però è questa, allora un pensiero vorrei, mi fermo qui perché non vorrei andare ancora a rubarvi altro tempo, vorrei farvi riflettere, lo propongo alla Presidente dell'Associazione, sul rapporto fra morale, etica, il discorso oggi è importantissimo, e legge. Oggi abbiamo un'epoca in cui proliferano le leggi. Io mi domando da cittadino, permettete che lo dica, ma prima della legge c'è la morale. Morale naturale legata all'uomo, a quello che ci hanno insegnato i genitori, quello che è giusto e quello che non è giusto. Perché tante leggi? Ecco, dobbiamo far venire fuori, facciamo una riflessione su quello che è giusto o non è giusto, su quello che è morale o non è morale, e riportiamo nel campo sociale questo. Siete d'accordo con me? Perché le leggi ci limitano, la legge perché si fa? Per regolare la convivenza di più parti, lo sappiamo bene. Però non occorrono tante leggi come sta facendo il governo attuale. Sapete che a luglio la legge di militarizzazione per la Campania è stata fatta a luglio, è diventata legge, e ha messo i paletti militari, ha messo i militari, ha preso tutti i denari che stanno sparpagliando e sprecando in quelle zone per vigilare sulle discariche e altri inceneritori. Però tutte queste risorse, vogliamo chiederci un attimo e svegliarci un poco? Io mi fermo qua, vi ringrazio dell'attenzione.